Il narcisista esiste da sempre, certo è che con i social ha dato il meglio o in questo caso il peggio di se stesso. Sì, perché chiaramente è una visibilità enorme e una cassa di risonanza non indifferente per una personalità come quella del narcisista che ha sempre bisogno di attenzione. E quindi cosa fa? Sfrutta appunto i social per avere quella che lui crede essere una reale, lui o lei, reale attenzione. Quindi queste foto sempre molto ammiccanti, queste foto molto ritoccate, questo bisogno incessante di vedere crescere il numero dei follower, dei like, come se questa fosse quasi una riprova del proprio valore, del proprio addirittura esistere per persone che non hanno avuto purtroppo la giusta attenzione nel giusto momento, quindi quando erano piccini. E riversano adesso tutto questo su un mezzo, passatemi il termine, molto facile, come può essere appunto un profilo social. E usano questo profilo e da lì vediamo la differenza fra una persona che ha voglia di condividere e basta e chi invece utilizza il mezzo social per criticare gli altri, per battute, invidia, confronto e anche rendiamoci conto per fare le vittime. Questo è tipico del narcisista covert che sui social trova chiaramente una platea ampia. Alcune cose, a mio avviso, è giusto dirle se c'è il senso di dirle, e non per avere attenzione di un certo tipo e basta. Sono argomenti molto delicati, ma se uno subisce qualcosa nell'arco della vita o piuttosto ha una malattia, ha un abbandono, tutto quello che, ripeto, è parte normale, credetemi, purtroppo anche delle vite di tutti noi, io trovo giusto che venga mostrato se c'è il senso e l'utilità di mostrarlo. Il voler mostrare quello che ci succede anche di brutto per avere questa sorta di oddio tesoro come mi dispiace, eccoci, vuol dire che ci manca qualcosina, vuol dire che non abbiamo di fianco qualcuno che ci dice oddio tesoro come mi dispiace. Se invece quello che noi condividiamo quello che ci succede e lo condividiamo perché abbiamo idea che possa essere utile, che possa servire o che possa essere divertente o che possa far pensare le persone, allora ecco, non siamo così narcisisti. Quanto siamo in realtà narcisisti noi? Quanto ci piace piacere? Un pochino è parte dell'essere umano, quindi va bene, godiamoci il oddio sei bellissima e oddio quanto sei simpatico. Quando questo diventa un po' troppo e ce ne rendiamo conto perché cerchiamo questa approvazione, perché ci rimaniamo male se a un dato post non c'è quella risonanza che volevamo, allora ecco, forse è il caso un attimino anche su noi stessi di fare una piccola autocritica e di vedere se non è il caso di assestare il tiro. Per quello che riguarda invece altre persone palesemente narcisistiche, o se ci diverte seguirle, fattacci nostri, ma altrimenti ricordiamoci che un cellulare si può silenziare, che la tua privacy è importante, che non sempre, credimi, sei così obbligato a interagire. Quindi in un mondo in cui tutto è diventato un io ci sono se sono qui, il tema del narcisismo diventa esponenziale perché ci può far perdere un pochino il discorso dei social, quella concretezza, quella ancora alla vita reale e si può iniziare a pensare che la vita reale sia quella cosa lì.
Io con i social faccio tante cose e trovo siano un mezzo di una potenza unica. Ci ho costruito precedente lavoro, qualcosa di intermedio, qualcosa adesso, quindi va bene, va bene. Ma fate in modo che quello che postate sia realmente un pezzetto di voi stessi e non quello che volete far credere di voi stessi. E di contro non credete a tutto quello che vedete perché, insomma, al di là del 10 anni fa, 10 chili fa, tutti abbiamo problemi, tutti abbiamo sofferenze, tutti abbiamo gioie e è giusta la ripartizione fra questi elementi nella nostra vita ed è giusto che ci sia equilibrio, sempre e comunque equilibrio nelle cose. Quindi questo più che i 5 punti per è una sorta di lieve focus chiacchierata su quello che può essere ciò che vogliamo trasmettere di noi e ciò che gli altri vogliono trasmettere di se stessi. E magari anche l'essere senza veli, alle volte sui social, diventa un ulteriore velo, ricordiamocelo. Quindi cerchiamo di non essere noi troppo narcisisti, un pochino, ripeto, è parte dell'essere umano, ci sta, troppo no, troppo vuol dire che abbiamo un problema e che forse è giusto ricalibrare e magari anche fare un bel periodo di disintossicazione da quello che può essere il cellulare. E ripeto, nello sparire magari un pochino, chissà. Forse chi ci contatterà in altro modo è chi veramente ci tiene. Un abbraccio grandissimo a tutti quanti e sempre buoni social a tutti, perché ricordiamocelo, sono un mezzo e non un fine, assolutamente.